Salve dal Pirata RB. Oggi esploriamo le costruzioni più incredibili della Cina, un paese che ha lasciato un'impronta unica nel mondo dell'architettura e dell'innovazione. Scopriamo insieme queste meraviglie architettoniche. La Cina ha lasciato un'impronta imponente nel panorama tecnologico mondiale, ma la sua influenza si estende anche all'ambito architettonico, dove ha dimostrato un'audacia senza pari. Dai grattacieli imponenti ai complessi sotterranei unici nel loro genere, questo paese ci ha affascinato con le sue creazioni innovative e futuristiche. Per molti anni, la Cina ha costruito numerose mega edificazioni, diventando il paese con più mega costruzioni al mondo. Non a caso, oggi viene conosciuta come il gigante asiatico con un'economia solida quanto il suo sviluppo tecnologico, che ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni. La Cina ha aumentato la sua produttività e, di conseguenza, la sua competitività, permettendole di entrare in qualsiasi mercato: costruzioni, tecnologia, moda, elettronica, produzione di beni, e molto altro. Questo rapido sviluppo ha dato origine a un paesaggio urbano futuristico e spettacolare, pieno di monumenti che sfidano i limiti dell'immaginazione e dell'ingegneria. Numero 10. Stazione di Anhui Ovest. Non appena metti piede in questa stazione, vieni trasportato in un mondo futuristico, dove innovazione e sostenibilità si fondono in perfetta armonia. Con un design avanguardistico, la stazione ferroviaria di Anhui Ovest si erge come un monumento all'eccellenza architettonica. I suoi elementi principali, in bianco brillante e trasparenze cristalline, ti avvolgono in un'esperienza visiva unica. Ma la bellezza non è solo superficiale. Questa stazione è anche un esempio di impegno per l'ambiente, con tecnologie ecologiche come 15.000 pannelli solari che la rendono a impatto zero in termini di carbonio, riducendo l'impronta ecologica e generando 2,31 milioni di kWh. Oltre al suo impatto ambientale, la stazione di Anhui Ovest rappresenta efficienza e comfort, con una superficie totale di 513.000 metri quadrati, un design ergonomico e un'illuminazione strategica, realizzata con simulazioni computerizzate, che garantiscono un'esperienza di viaggio ineguagliabile. Dal lucernario a forma di croce alle curve paraboliche e linee strutturali, ogni dettaglio di questa stazione trasuda futurismo. Non è solo una stazione ferroviaria, è un portale verso il domani, dove funzionalità ed estetica si fondono per creare un'esperienza unica. Numero 9. Plaza culturale di Kanu. Nella prosperosa provincia di Jiangsu emerge un colossale complesso culturale che ridefinisce il paesaggio urbano e si trasforma nel nuovo epicentro culturale e tecnologico della regione. Progettato da un prestigioso studio di architettura internazionale, questo progetto innovativo fonde tradizione e innovazione. Ispirato alla ricca connessione di Kanu con l'acqua, il complesso appare come un ponte che collega passato e futuro, rappresentato da 6 padiglioni alti 50 metri. Numero 8. Pyramid Apartments. Questo straordinario edificio residenziale, ispirato alle piramidi antiche e alle terrazze di riso cinesi, si erge come un monumento al design futuristico e alla sostenibilità. Con una struttura di 18 piani e un'altezza di 100 metri, i Pyramid Apartments si distinguono per la loro forma unica a piramide, che combina arte antica e tecnologia moderna. Oltre alla loro sorprendente estetica, sono dotati di caratteristiche ecologiche come pannelli solari e sistemi di illuminazione intelligenti, che massimizzano l'efficienza energetica e riducono l'impronta ambientale. Numero 7. Centro commerciale Tiananmen. Il centro commerciale Tiananmen a Shanghai è una meraviglia architettonica che sfida i limiti dell'immaginazione. Progettato dall'architetto visionario britannico Thomas Ederwick, questo centro commerciale è stato soprannominato i Giardini Pensili di Babilonia e la Città del Cielo, per la sua struttura unica a forma di montagna e le centinaia di terrazze adornate con migliaia di piante. Numero 6. Wanda Plaza. Con innovazioni rivoluzionarie e esperienze uniche, questo centro commerciale ridefinisce completamente il concetto tradizionale di complesso commerciale. Presenta la scala mobile interna più lunga del mondo, un passaggio di vetro interno di 80 metri e uno spazio per il surf al coperto, offrendo molto più di un semplice luogo di acquisti. Numero 5. Autobus autonomi a W. La città di W sta guidando il futuro del trasporto con l'implementazione di autobus autonomi. Questi autobus innovativi offrono un'esperienza di viaggio sicura e conveniente, con tecnologia avanzata e opzioni di personalizzazione tramite comandi vocali. Numero 4. Megacentro commerciale a Wuhan.
questo futuristico centro commerciale a Wuhan offre un'esperienza di shopping e intrattenimento unica con oltre 5.000 negozi e un'ampia gamma di attività, attirando milioni di visitatori ogni anno. Numero 3. Raffles City Chongqing. Nel distretto vibrante di Yong si erge questo simbolo della modernità e del progresso, con un complesso di 8 imponenti edifici. Nel cuore del complesso c'è il Crystal, un ponte aereo di 300 metri di lunghezza che connette 4 dei grattacieli, ospitando giardini, ristoranti e un osservatorio pubblico. Numero 2. Aeroporto di Chengdu. Inaugurato di recente, l'aeroporto Tianfu rappresenta una nuova porta d'accesso alla provincia di Sichuan. Dotato di tecnologie all'avanguardia, tra cui il riconoscimento facciale, offre un'esperienza efficiente e sicura per i passeggeri e connessioni rapide alla città. Numero 1. Hotel sotterraneo Shanghai Wonderland. Dopo un decennio di lavoro e un investimento di 300 milioni di dollari, l'hotel sotterraneo Intercontinental Shanghai Wonderland ha aperto in una vecchia cava vicino a Shanghai. Questo hotel, unico nel suo genere, si erge sulla parete della cava con 336 stanze, di cui 16 sottoterra e 2 sommerse in un acquario. Soprannominato Grattaterra in contrasto con i grattacieli tradizionali, è stato progettato da un famoso studio di architettura ed è un esempio di lusso sostenibile, integrandosi perfettamente con il paesaggio e utilizzando energie geotermiche e solari. Grazie per aver guardato! Come sempre, un saluto dal Pirata RB, ci vediamo al prossimo video!